Ogni giorno è un passo in meno verso la morte. Non mi ricordo esattamente dove abbia sentito o letto questa frase, però sono sicuro di averla sentita. Non vi volevo deprimere, volevo solo farvi riflettere su che cosa può rendere questa frase vera. Com'è che la generazione Z sta invecchiando prima del tempo? Anche se ho 25 anni, molto spesso in determinate situazioni mi sento come se ne avessi 35 o addirittura 40. Solo un secondo, ma per chi non lo sapesse, la generazione Z sono i nati che vanno dal 1997 al 2012. Una fascia d'età che va dai 12 ai 27. Bene. Dopo tante ore di riflessione sono giunto alla conclusione che, grazie al c***o direte voi, lo stress è il primo motivo per il quale la generazione Z sta invecchiando prima del dovuto. Lo stress ha molte sfaccettature, è omnidirezionale, arriva da ogni direzione lo stress. Ad esempio dalla sfera lavorativa, quella familiare, quella scolastica e giustamente anche dal punto di vista della salute. Ci sono tante situazioni che sono fonte di stress, come ad esempio il ritmo proibitivo che la società ci impone, il nostro lavoro, la paga che non è soddisfacente, pessimi voti a scuola. Bene, possiamo dire semplicemente che il ritmo che scandisce il tempo della società è una sorta di utopia che ci siamo scelti da soli. Anche perché comunque è un sistema di mercato che prevede questo. Basta accendere la TV prima di cena, guardare un telegiornale, leggere le ultime notizie sul nostro smartphone, accendere qualche social media. Beh, ci accorgeremo che la negatività è pressappoco ovunque. Quante volte qualcuno incontrerà un conoscente e alla domanda «Ciao, come stai?» risponderemo quasi sempre con qualcosa di negativo. Uff, che caldo che fa oggi. Che freddo che fa oggi. Guarda bene, ma non ne posso più. Voglio andare in vacanza. Cioè, insomma, ci raccontiamo sempre prima le cose negative rispetto a quelle positive. È un pochino come se fosse diventata quasi una gara a chi sta peggio, a chi nel disagio ci sguazza di più. Poi, nel discorso negatività, possiamo dire che si entra in una sorta di loop, in un ciclo infinito. Laddove ci troviamo nel disagio, molto spesso il disagio diventa il nostro migliore amico e compagno di viaggio. Quindi dal disagio cominceremo anche a trarne benessere. Nel senso che più o meno quasi ci sguazzi. Questa la dico perché è una cosa che io ho provato sulla mia pelle. Beh, adesso non mentiamoci, quante volte qualcuno di voi magari si sarà trovato in un momento abbastanza no della propria vita, come se ripensando quasi alla tua situazione, provassi del benessere. Una sensazione di sto di merda, va tutto male, sto bene, wow. Spero di essermi fatto capire, ma una domanda mi sorge spontanea. Dove coincidono il benessere e la competizione al disagio maggiormente? Non era un balletto dedito a TikTok, era semplicemente un indizio. Social. Esatto, sui social media coincide la competizione al disagio e il benessere a quest'ultimo. I social non sono che una bacheca per esporre la propria depressione ed è proprio qui che nasce quello spirito competitivo di cui vi parlavo prima. Vabbè, ma comunque si sa che i social sono deleteri, soprattutto per i più piccoli, coloro che hanno le menti più malleabili, che sono ancora da formare e quindi fungono come delle spugne che assorbono tutto ciò che gli viene proposto. E poi si sa che i social sono pieni di che non sono meritocratici e che sono fatti per tenerci lì il più possibile. Adesso vorrei lanciarvi una sfida. Vado a controllare il tempo di utilizzo del social media che utilizzo di più. Diciamo che TikTok propina un sacco di però è ottimo per capire quelli che sono i trend e anche per prendere spunto poi di quelli che potrebbero essere nuovi format da portare in formato lungo e in orizzontale. Beh, lungo e orizzontale nella stessa frase. Quindi signori, la sfida che vi lancio e che spero che molti di voi raccolgano è semplicemente condividere con noi nei commenti il tempo di utilizzo del social media che più utilizzate negli ultimi 30 giorni. Come potete vedere dalla settimana che va dal 7 al 13 di gennaio ho usato TikTok 4 ore 27 minuti, dal giorno 14 al giorno 20 2 ore 16 minuti, dal 21 al 27 3 ore 12 minuti e dal 28 gennaio al 3 febbraio, oggi, dico. Nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio, contando che comunque oggi è il 31 di gennaio, l'ho utilizzato 3 ore e 6 minuti. Molto peggio delle altre settimane. Contando che la settimana non è ancora finita. Possiamo dire che i social sono un po' come la sigaretta, nel senso che creano dipendenza, appunto. Quindi quale sarà la prima cosa che uno fa quando esce da lavoro? Quando esce da scuola? Ma alla fine il nostro cervello funziona così, perché la sigaretta verrà associata alla pausa, quindi il nostro cervello si rilasserà solamente quando avremo una sigaretta in bocca. Quindi sigaretta uguale pausa, pausa,
uguale sigaretta, sigaretta uguale relax. È un po' quello che succede con i social media, nel senso magari dopo una giornata stancante di lavoro rientriamo a casa, ci guardiamo un film, dopo il film ci sdraiamo nel letto e difficilmente andremo subito a dormire. Saremo sempre col telefono in mano, magari a scrollare la bacheca di qualche social, perché altrimenti non mi riesco ad addormentare, perché altrimenti non mi sto rilassando. Infatti, come vedevamo nelle statistiche di TikTok che vi ho mostrato poco fa, quasi la metà del tempo di utilizzo è la notte. Bene, una cosa che non ho detto è che la parentesi che ho aperto sui social media è un capitolo che io chiamerei il capitolo delle distrazioni, nel quale rientra anche il discorso che affronteremo adesso, ovvero la tecnologia. Credo che almeno su una cosa utile che viene caricata almeno 20 siano spazzatura. Quindi questo per dire che dei social, della tecnologia, principalmente se ne fa un uso sbagliato. Nel senso che quanti giovani adesso sanno fare lavori manuali e magari sono bravissimi a ricercare una un meme che hanno visto 2 mesi fa, ma non sanno neanche che magari c'è la possibilità di cercare online su come sistemarsi la bicicletta da soli o fare qualsiasi altro lavoretto. Diciamo che sono sempre stato un ragazzo che si è sempre sporcato le mani, ha fatto i suoi lavoretti, piccoli lavoretti. Devo dire che devo aver imparato durante la gavetta nel tenere un attrezzo o semplicemente tenendo la torcia puntata dove servisse a mio padre mentre lavorava. E cos'è che ho fatto in vita mia, cioè, per sporcarmi le mani? Urti di motorini, biciclette, urti con scasso. No, non si può dire, eh? Vabbè, una strada a parte, comunque volevo fare anche questo discorso della tecnologia, nel senso che brucia le tappe. Un esempio che faccio sempre quando dico che la tecnologia brucia le tappe, brucia le esperienze, faccio sempre l'esempio del po'. Nel senso che qualche 14enne, 13enne che magari non ha mai visto una fagiana si ritrova a navigare su questi siti a luci rosse, quindi ne vede di tutti i tipi. Appunto, la cosa triste che dico io è che quando arriverà il momento tanto atteso, non si domanderà ma come sarà, ma si domanderà se è come quella che ha visto in foto o in video. E adesso basta con questi video, perché si sa, la masturbazione rende anche ciechi. Allora, posso spiegare? Non è come sembra. E mi hanno dato una cura, questa è una crema che devo applicare sul viso 3 volte al giorno. Terminato il discorso distrazioni, non possiamo non aprirne un altro, ovvero tempo libero e tempo perso. C'è una grandissima distinzione tra i due. Esempio, il tempo libero è quel tempo che possiamo dedicare a noi stessi dopo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e abbiamo l'anima in pace. Quindi magari abbiamo fatto tutta la giornata lavoro, siamo entrati a casa, una bella doccia, una bella cena. Il mio tempo libero decido di passarlo magari abbracciato con la mia fidanzata sul divano a guardare un film, o che so, magari preferisco scassarmi di video su YouTube o giocare un po' ai videogames con gli amici. Non c'è nulla di male. Invece il tempo perso, nella mia visione, è quel tempo che dedichiamo ad attività secondarie e anche terziarie che da cui non trarremo nessun beneficio quando c'è ancora la luce del sole. Tutto ciò per dire che il tempo passa veramente in fretta, dopo la scuola soprattutto. Ah, figlio di cu... Oh, ma Babbo Mo dove varia la spesa? Io non lo so. C'è una frase molto saggia che volevo condividere con voi, e recita: non possiamo navigare senza dirigerci verso un punto, ma finché siamo in questo mondo dobbiamo sempre navigare. Questa è una frase che può far comodo di più ai giovani, ma fa sempre bene a tutti. Nel senso, se nella nostra vita abbiamo uno scopo, abbiamo un obiettivo da seguire, qualsiasi esso sia, diciamo che la nostra navigazione nel mare che è la vita sarà guidata da una stella, la più luminosa fra tutte. Certo, non ci migliorerà la vita assolutamente, non è che non sentiremo più il peso, però potrà sicuramente renderla un po' più leggera. Qualcuno forse avrà riconosciuto questo vestito, questo abito appeso. Sì, è proprio quello della copertina, quello che indossava Zan de nonno. Ah, in tutti i sensi, perché era tutto di mio nonno. L'ho messo lì apposta perché deve ricordarci che il tempo corre, quindi il tempo è prezioso. Diciamo che il tempo perso è un po' come il passato. Uno non ti può essere restituito e l'altro invece non può essere cambiato. Però quello che possiamo cambiare è sicuramente il nostro futuro e renderlo un po' migliore, almeno per noi stessi. Quindi questi erano i motivi per i quali, secondo me, la generazione Z, la nostra generazione, la mia generazione, sta invecchiando prima del tempo. Se vi rispecchiate in tutto quello che ho detto, se condividete, non condividete, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sono aperto a tutto, basta che sia un dialogo intelligente e stimolante. E se vi va, fatemi sapere qual è il vostro scopo. E quest'oggi, per salutarvi, non posso di certo rimanere vestito così. Sono troppo giovane, troppo fresco così. Quindi datemi un attimo che mi cambio i vestiti. Signori, io sono Zande, se il video è stato di vostro gradimento vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, perché altrimenti... E altrimenti... Non l'hai ancora fatto.
Non l'hai ancora fatto.